Al termine di una partita molto combattuta, l'Amen Scuola Basket riesce a strappare i due punti alla Palestra Balducci di Pontassieve, tornando al successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. Partono bene gli Amaranto, che non vogliono far prendere fiducia alla squadra di casa, che però reagisce al 4-0 aretino con un controparziale di 9-0. Poi è Rossi che guida l'Amen a riportarsi in parità in un quarto equilibrato che si chiude sul 21-10 per Arezzo. Non cambia la trama della gara nel secondo parziale, fino a che i ragazzi di coach Evangelisti non riescono a limitare uno scatenato Occhini, convertendo con ottime giocate di squadra quanto di buono fatto in difesa. A metà partita la SBA si trova così sul 47-37, ma il rientro dagli spogliatoi è traumatico per l'Amen. La partita procede poi su binari dell'equilibrio, con la SBA che ha il merito di tenere, anche se di poco, la testa avanti. Prima della terza sirena, un canestro di tabellone da 8 metri di Morandi vale il minimo vantaggio di Arezzo, 62-61. L'ultima frazione inizia sprombattuto per Val di Sieve, che cerca di scappare via. L'Amen ha il grande merito di rimanere concentrata e recuperare punto su punto. Rossi e Fornara puniscono poi la difesa avversaria per un altro strappo amaranto. Bartolozzi accorcia con una tripla, ma in difesa l'Amen sale di tono e non concede spazi agli avversari. Il ruggito del capitano Castelli con una tripla vale il più 8, che indirizza la gara a favore della SBA. La partita termina 83-74 per un combattivo quintetto amaranto. Purtroppo saranno però da valutare dallo staff sanitario nei prossimi giorni le condizioni di Provenzal, uscito dolorante dalla gara. Nel prossimo turno, ultimo del 2022, l'Amen sarà impegnata ancora in trasferta sul campo della capolista Manetti, Castel Fiorentino, domenica 18 dicembre.